Soleil Sorbier torna a parlare di Luca Onestini, l'ultima profetica dichiarazione. Soleil torna a parlare del suo ex Luca Onestini, l'ultima profetica dichiarazione. La bufera è finita, ma qualche folata di vento burrascoso continua a soffiare sull'affaire Luca Onestini e Soleil Sorbier. La storia ormai è nota. La coppia è scoppiata durante il Grande Fratello VIP, tra polemiche, insinuazioni, accuse e contraccuse. Naturalmente tutto è avvenuto a distanza, visto che l'ex tronista non può comunicare con l'esterno. Una cosa è rimasta irrisolta e per nulla chiara: chi doveva lasciare chi, come e quando. Entrambi gli ex fidanzati si sono infatti accusati a vicenda di avere montato un teatrino all'insaputa dell'altro, o dell'altra, prima che iniziasse il reality. A oggi il guazzabuglio rimane. La Sorbier, che non parlava da diversi giorni dell'ex, è tornata sull'argomento. Andiamo a scoprire cosa ha detto. Soleil Sorbier scrive su social: nuovo intervento su Luca Onestini. Come spesso avviene, la fonte da cui arriva l'ultima dichiarazione di Soleil sull'ex fidanzato Onestini, è Instagram. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata stuzzicata da una sua seguace. L'utente, dopo aver origliato le parole di Cecilia Rodriguez pronunciate stanotte al Grande Fratello VIP, l'argentina ha sussurrato di nuovo di aver sentito prima del reality che Onestini avrebbe lasciato l'italo-americana, ha chiesto esplicitamente a Soleil perché non parla, perché non fa chiarezza, essendo lei stata in primis diffamata, secondo il pensiero della fan. La ragazza a questo punto è intervenuta con una dichiarazione dal sapore profetico: credo di aver detto abbastanza. Il tempo è galantuomo. Luca e Sorbier, il confronto post-reality. Il tempo è galantuomo. Ma soprattutto corre e non si ferma mai. Infatti anche il timer del Grande Fratello VIP a breve segnerà l'ora della conclusione del reality. E ciò significa un confronto tra Onestini e la Sorbier. Il bolognese infatti, nonostante consideri la storia finita a tutti gli effetti, anche perché Soleil si è tuffata in questi giorni nelle braccia di un altro tronista, Marco Cartasegna, ha ribadito più volte di volersi confrontare con la sua ex il prima possibile. Resta da capire se l'incontro avverrà dinanzi alle telecamere o a riflettori spenti. Fatto sta che finalmente potrà essere risolto una volta per tutte questo rompicapo. Chi voleva lasciare chi?